immagini all'interno dei box, Boris Castillo ha fatto un altro secondo lui. Amici amici sportivi, Kieran Alzo, Kieran of the Strike in Misano, il Sinferri, il Vittimo Rock of Roma Heinz, here in DTM. Bellissima, e il problema è che ogni volta che vado dentro ne trovo una diversa, perché un colpo è bagnata, un colpo è asciutta, un colpo è metà e metà, un colpo inizia bagnata e poi dopo si asciuga. Se a tutto questo aggiungi che poi anche la tonalità del colore del cielo cambia in continuazione, perché iniziamo alle 5 e finiamo a mezzanotte, è un'esperienza fantastica, però chiaramente molto difficile per chi aveva già delle difficoltà legate alla mancanza di esperienza specifica, in cui tutto questo diventa un grande moltiplicatore delle difficoltà. Noi stasera pensavamo di spararvi anche le vernici colorate nei vetri per farla ancora più difficile, mandiamo i ragazzi del paintball così almeno. Allora ascolta, invece, così molto velocemente, dato che ti sei fermato un minuto, io sto aspettando un'altra intervista, però approfitto. Questa mattina sul giornale 13ª posizione e fino lì ok, ma che cosa hai visto da dentro la macchina, questi giovani che guidano questa DTM, per chi come te insomma le ha viste, le ha fatte, cosa vedi in questa gioventù del DTM? Ma vedo per loro fortuna la possibilità di cimentarsi in un campionato che è un contenitore di altissimo livello, che per certi aspetti è ancora più sfidante di quanto non possa essere la Formula 1 per un pilota, perché sai, in Formula 1 io avessi debuttato, per dirti, o sulla Mercedes o sulla Ferrari, magari prendendo anche un secondo dal compagno di squadra, era la macchina che mi teneva dentro i top 10, perché le altre sono molto più indietro. E questo non è certamente il caso di questa categoria, dove essere anche al centro del gruppo significa aver fatto un lavoro comunque eccellente. Poi ci sono fattori quasi invisibili che determinano differenze pari a pochi millesimi di secondo, che qui sono molto molto importanti e che consentono a un pilota di stare davanti a tutti gli altri e di guadagnare la pole position. Ma è un campionato in cui gli equilibri si spostano in relazione a elementi, a sofisticazioni davvero microscopiche. Per certi aspetti può essere anche frustrante, no? Per altri invece è molto molto interessante. Insomma, raggiungere la perfezione nel DTM conta molto di più di quanto non conti ad esempio anche, come dire, in Formula 1, dove puoi fare un errore, dire mannaggia, ho perso 3 decimi di secondo in quella curva e sono comunque in prima fila. Qui non esiste assolutamente. E per uno zio come il sottoscritto, che arriva qui al di là dei suoi problemi personali, comunque
insomma era un po' che non saliva sul treno, perché io negli ultimi tempi l'unica veicolo a ruote che ho guidato è l'handbike con cui corro d'abitudine nel paraciclismo. Va da sé che quindi insomma sia abbastanza complesso, sia difficile, però dai, ieri sera a livello di esperienza qualcosa me lo sono infilato in tasca, per cui vediamo oggi di provare a ripartire da un punto migliore. Le ultime due cose velocissime: ha aiutato questa cosa qui per la futura 24 ore? Che farà, la macchina sarà con questo assetto qui per la 24 ore o dovrete rifare tutto da capo? No, sicuramente portiamo a casa un dato importante, che era proprio quello che stavamo cercando. Io quando partecipai alla gara di Spa nel 2015, la 24 ore di Spa nel 2015, mi sono sentito effettivamente l'anello debole della catena, perché non ero in grado fisicamente di fare quello che facevano i miei compagni di squadra. Oggi è cambiato tutto, ma non di poco, drammaticamente, anzi meravigliosamente, mi viene da dire, perché oggi io riesco a guidare, a rimanere dentro l'abitacolo con una continuità e una facilità che ci ha quasi sorpreso, mi ha sorpreso. Insomma, queste sono auto molto fisiche, molto di più del GT che io guiderò, della M8 GT che io guiderò a Daytona. Eppure per me guidarla è uno sforzo fisico relativamente diciamo percepibile. Ieri sera ho fatto una gara, ho finito, mi sembrava davvero di aver fatto una passeggiata, ma questo perché guidare senza le protesi addosso non comporta quelle aggravanti che invece c'erano quando spingevo il pedale con la protesi, quando avevo una serie di cose che tecnicamente non mi impedivano di essere ugualmente veloce sul giro secco, ma mi complicavano la vita dopo un po'. Giro dopo giro io accumulavo un livello di calore proprio del corpo, cioè per capirci gli arti, le estremità sono un po' radiatore del corpo, si dice, perché noi disperdiamo temperatura attraverso la circolazione sanguigna alle estremità. Quindi io ho già un radiatore che è un po' compromesso perché mi manca qualcosa. Se poi mi tengo le protesi addosso che stanno su per effetto ventosa, quindi impediscono la traspirazione, io continuo ad accumulare calore che il mio corpo non riesce a dissipare, e siccome nell'abitacolo la temperatura sale, arriva molto spesso oltre i 55 gradi centigradi, è un forno, puoi facilmente intuire quali fossero le conseguenze di tutta questa roba qua. Quindi oggi è cambiato tutto, no, sicuramente questa cosa ce la portiamo a casa. Adesso sono in bolla, come si dice, e almeno da questo punto di vista sono convinto che a Daytona riuscirò a dare un contributo egualmente competitivo a un team che va a caccia anche del miglior risultato sportivo possibile. Ti lascio perché so che gli impegni sono tanti. L'ultima, un consiglio per i tifosi: da dove la andiamo a vedere la gara? Qual è il punto del tracciato dove hai visto che si possono fare più numeri da dentro la vettura e che quindi saranno belli da vedere anche da fuori? Dunque io ero un attimo impegnato ieri sera, quindi non ho visto se il mega schermo di fronte alla tribuna centrale funziona e proietta le immagini della gara. Ecco, in quel caso probabilmente è comunque il punto migliore, perché ti vedi il via, l'arrivo eventualmente, e dallo schermo riesci comunque a catturare tutto quello che accade in giro per la pista. Però la curva del carro è tosta, uno perché ci si arriva dopo due curve molto molto impegnative, dove è facile sbagliare e per cui anche un eventuale errore può favorire la manovra di sorpasso da parte di chi segue. Due, perché al netto degli errori che fa chi ti sta davanti, puoi comunque, osando, cercare di fare qualche cosa. Quindi ecco, sì, la curva del carro è un bel punto, anche dove puoi un attimo visivamente misurare il pelo di chi stacca quel metro dopo o di chi riesce a gestire il bloccaggio delle ruote e inserire comunque la macchina in curva. Quello è un buon punto. Alex Zanardi, che non doveva essere qua, ho approfittato, l'ho intercettato. Alex, gentilissimo, se lo lasciate andare perché...